No, buongiorno, ma buon pomeriggio, amici da Up and Down, quasi buonasera. Sono circa le ore 18. Oggi la nostra camminata inizia così tardi perché è una giornata caldissima. Attualmente, nonostante siamo a Forni di Sotto, abbiamo scelto di iniziare la camminata così tardi perché la giornata era troppo calda, quindi cercando di sfruttare l'ora preserale. Avremo una salita di circa 2 ore, 2 ore e mezza. La nostra prima destinazione è la casella Costa Baton che abbiamo prenotato per la notte e poi domani decideremo in base al caldo se andare su al Monte Bivera e fare un anello e rientro oppure girare a destra andando in direzione di Ampezzo e facendo un giro di alcune valghe vecchie caselle che sono su. Quindi partiamo comunque con il 212, dopo domani il rientro lo faremo o dal 234 o dal 214, vediamo un po'. Quindi si parte in questa direzione. Seguiteci, sigla. Allora, qui lasciamo l'ultima parte cementata, inizia lo strato vero e proprio con l'ultima abitazione e abbiamo nuovamente il cartello che riporta sentiero 212, appunto per Casera Costa Baton. Si prosegue. Ragazzi, stiamo facendo questa strada a una pendenza assurda. C'è questa temperatura, Dio caro, sembra di andare in cima al campo. C'è un'inclinazione della strada. E meno male che siamo partiti alle 6 e siamo in ombra e fa caldissimo, cioè non abbiamo camminato neanche 3 minuti dal lato, abbiamo cominciato a sudare. Io stavo sudando. E sono passato subito braghe corte. Cioè, tira, tira. Pazzesco. Allora, raggiunta località Sole Queste, 1050 metri. E i cartelli qui. Pernottamenti, capanna alpina, queste Baton, obbligo prenotare. Noi l'abbiamo fatto ieri. Si procede. Ecco, noi siamo partiti più o meno come livello dove siete quel tetto rosso giù in fondo di là. Anche se più a sinistra. Simonetta, allora? Che sofferenza. Finalmente un tratto dove spiana veramente. Sulla destra in lontananza avvertiamo il rumore dell'acqua e speriamo di intercettarla più su, o meglio, dalla mappa intercettiamo un corso d'acqua che però è in diramazione da un altro corso d'acqua che viene dall'estrema destra, sperando che siano tutte e due alimentati in modo che prima della casera ci sia dell'acqua dove rinfrescarci e eventualmente dove approvvigionarsi per domattina per continuare e proseguire nel percorso. Siamo quasi a un'ora di cammino, tempo previsto 2 ore, 2 ore e mezza massimo. Siamo usciti dal bosco in questo spiazzo qui che corrisponde ai fienili Clapi. Giusto 5 minuti, ma adesso rientriamo nel bosco. Siamo quasi a 2/3 della nostra camminata, quindi contiamo di essere su in meno di un'ora. Volendo si potrebbe anche fare un anello salendo da qui e poi scendendo alla casera. Amici da Up and Down, eccoci in dirittura d'arrivo. Questa qui è Casera Costa Baton. C'è altra gente, adesso vediamo quante persone. Provenienza Forni di Sotto, eccoci a destinazione. Thank you.
Baton, abbiamo finito, consumato un'ottima cena con un ottimo pane che ci ha fatto trovare, preparato proprio in quella cucinetta che vedete da quella parte. Era ancora tiepido, molto buono, accompagnato dal formaggio, del salamino. E adesso abbiamo il tè caldo con i cartuccini. E ci hanno accolto a braccia aperte, si può dire, due persone simpaticissime che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e abbiamo intavolato anche un bel discorso confrontandoci su diverse tematiche e quindi proseguo qui la serata in compagnia. Iva! Un problema tecnico, ieri si è cancellata la registrazione, quindi facciamo di nuovo la parte di arrivo alla Costa Baton per farvi vedere. Quindi c'è questo spiazzo esterno, i signori che sono qui che stanno facendo i lavori hanno allestito quel lavandino per la pulizia delle stoviglie, hanno fatto anche diversa legna. Quindi si passa qui davanti, qui ci sono i pannelli solari che forniscono l'energia all'accumulo all'interno, ecco qui, malga questa Baton, e qui sulla parte retro vi è una piccola fontanella. Allora, eccoci a Casera, questa Baton, almeno da quello che risulta dalle mappe, visita e tour interno. Allora si entra subito e si accede alla sala pranzo, la scala che porta su, poi vedremo. Ci sono due bei tavoli, una cucina economica, nuova, tenuta bene, e dietro la porta di là invece si accede alla cucina. C'è il fornello a gas, comunque c'è il pentolame e una credenza con generi di prima necessità. C'è anche comunque della ceramica, è necessario per poter... quello, sì. Eccolo qui. Ci sono due pannelli fotovoltaici che riescono a fornire la luce necessaria. In tutti i locali comunque sono illuminati. E da qui si accede alla zona notte. Ci sono 8 posti letto, 3 letti a castello. Ecco qui. 1,
1, 2, 3 lette a castello. Lì c'è l'interruttore del generatore per avviare la batteria. E ci sono due letti bassi qui. E un piccolo finestrello con vista. E adesso andiamo in quella direzione, lì di fronte abbiamo i campanili. Eccoli là. Si riprende a camminare, ci colleghiamo più in su dove faremo un punto prelevo acqua. A poco più di 10 minuti di partenza dalla casera. 2 minuti fa abbiamo incrociato il corso d'acqua che approvvigiona anche la casera, abbiamo preso l'acqua fresca direttamente lì. Ecco qui che è segnato ulteriormente l'incrocio. Quindi si svolta a destra. Ecco, punto panoramico che si affaccia sul monte Rancolin, da qua si dovrebbe vedere anche la casera, eccolo lì. La casera Costa Baton, dove abbiamo passato la notte. Quindi adesso procediamo di là a destra, piano piano. Andiamo avanti fino a raggiungere i campanili e poi saliamo in quella forcella alta che dovrebbe essere passo del Zauf fino a Mugo. Forcella Rancolin, da quella parte ci si allaccia per andare poi al Francescutto e andare dalla parte opposta verso Casera Razzo. Procediamo di qua. Ed eccoci al cospetto dei campanili di Costa Baton. Come vedete, vedrete più avanti perché andremo un po' più su, sono delle stratificazioni importanti di diversi colori che segnano diversi millenni. Risaliamo. Ecco Simonetta che sta per morire. Per raggiungere, vedere i campanili. Eccoli qui. Le abbiamo viste in foto per tanti anni, abbiamo sentito sempre parlare, abbiamo sempre rinviato e finalmente siamo qui.